Un'innovazione si vede quando cambia in modo drastico, scardinante un territorio. L'innovazione non ha una curva lineare 1, 3, 5, 7, 9. L'innovazione è fatta di 1, 3, 7, 1000. Quella è vera innovazione. Allora, l'innovazione scardina. Una delle attività che conduciamo di più a Lugano è quella sulla performmetrica, sulla misurazione delle performance delle emozioni. Noi lavoriamo moltissimo sulla misurazione delle emozioni e attraverso la tecnica del bioimaging, non so se abbiate presente, ma il bioimaging è una tecnica che consente di misurare le microvibrazioni a livello fotonico del corpo, dell'asse corporeo, attribuendo alle microvibrazioni anche un cambio dello stato psicoemotivo. E noi riconosciamo siamo riusciti a pubblicare anche a livello internazionale in importanti comunità scientifiche internazionali, pubblicare i dati, i results di queste attività che ci fanno capire che riusciamo a percepire fino a 12 diversi tipi di stato psicoemotivo. Questo è la nostra, il nostro cavallo di battaglia importante. Ecco, per cui credo moltissimo nel collegamento che ha la neuroscienza con il comportamento, con il social e consumer behavior, e quindi questa è un po' una delle nostre attività. Poi le parole, ecco, la psicolinguistica sono fondamento di tanta ricerca, perché siamo attivi per esempio nel misurare la reputation, nel dialogo digitale. Noi abbiamo una macchina a Roma che abbiamo chiamato Social Commander, H24 misura il dialogo digitale, e nel misurarlo noi abbiamo determinati blocchi che possono essere lesivi naturalmente, ma possono essere ipolesivi invece che molto lesivi, nel modo in cui la gente si esprime anche su un politico, no? L'innovazione secondo me è un vero e proprio linguaggio che considera la lateralità, come diceva De Bono, cioè un pensiero che si sposta di lato, come la mossa del cavallo negli scacchi. Non è prevedibile, l'innovazione non può essere prevedibile, altrimenti è un percorso che possono fare tutti. E secondo me bisogna fare attenzione quando si parla di innovazione a confondere la vera innovazione con un'innovazione di prodotto, non so, aggiungere qualcosa che non c'era. L'innovazione è sempre qualcosa che cambia cambia profondamente la realtà dell'end user, di chi la utilizza. Mi occupo soprattutto dal 2005 della sintassi e del linguaggio dell'innovazione. Su questo stiamo producendo parecchia ricerca, misurando l'impatto che l'innovazione ha sul profilo socio-economico, soprattutto di un territorio.